Nell'occasione di quest'ultima pubblicazione, i ritratti, le storie di Bellunesi, sono recuperati dal passato, da altrettanti scritti che hanno trovato ospitalità su giornali o riviste a partire dagli anni 70 del secolo scorso. Ma c'è da dire che la diversa datazione degli appunti non comporta salti nel tessuto narrativo, perché il tessuto rimane fresco, immediato, diretto. Sembra la chiacchierata fatta seduti davanti a un bicchiere di vino. Poi certo il materiale è stato rivisitato, evidentemente in occasione di questa pubblicazione, ma questo aspetto permette di leggere in filigrana alcune caratteristiche di Giuliano autore. Su tutta la sostanziale coerenza e costanza di approccio. Voglio dire che in ogni caso è percepibile la datazione dei pezzi. Alcune parole, alcune forme non le ha poi cambiate, forse perché gli pareva anche brutto, danno la certezza che sono stati scritti nel tempo, ma assieme anche il suo mettersi in sintonia con i personaggi, questo suo, la capacità di entrare nella stessa lunghezza d'onda con i suoi personaggi è rimasta la stessa nel tempo, e non è poco. Non si tratta di una scelta basata sul presunto valore dei personaggi, questi sono più importanti nel libro e quelli di cui parliamo rispetto a altri. Più semplicemente una forma più diretta di colloquio, una questione di pelle. Leggendo qualcosa lo senti più tuo, ma non perché sia più importante, per un altro sarà probabilmente qualcosa. Un nuovo libro dell'amico Giuliano Dalmas non è più una novità, ma una puntuale e lieta consuetudine che, se non ci fosse, verrebbe seriamente da preoccuparsi. Ancorché a Gordino di adozione da alcuni decenni, Giuliano è rimasto essenzialmente bellunese, perché a Belluno è nato ed ha incominciato a frequentare la montagna, specialmente il gruppo della Schiara, la grande madre dei bellunesi. Rispetto agli ultimi libri di Giuliano, sulla riscoperta delle Dolomiti, questo libro, Incontri, è un libro diverso perché quasi trasversale a più campi di attività e conoscenze. Il filo conduttore che lega i suoi personaggi non è una volta tanto solo la montagna, bensì più in generale il territorio bellunese nella sua accezione provinciale, che, sia pure negletto e spesso definito come zona depressa, ha in realtà saputo esprimere nel tempo così tante eccellenze, e questo libro lo ha dimostrato. Sono personaggi che tutto sommato non hanno fatto la grande storia, ma piuttosto hanno saputo interpretare con dignità e genuinità il ruolo di bellunesi o di interessati alle cose bellunesi. Il libro è senz'altro un'altra occasione per essere fieri della nostra bellunesità, ma non certamente arroccata sulle rupi, e meglio se aperta verso il restante contesto veneto.